Sai, Biagio, un giorno un gruppo di zingari si accampò vicino a casa nostra, ma non avevano l'aspetto con cui me li ero immaginati. Erano vestiti semplicemente, senza giacche o gonne sgargianti. Probabilmente stavano scappando, bella. Facile, anzi sicuro, nel 44. Mia nonna, sai, come tutte le nonne, raccontava molte storie sugli zingari, su Janos e il suo volino magico. Su Istvan, che danzava tutta la notte quando la luna era piena, su Lila, che avrebbe predetto al re Mattia l'utilizzo di un prodigioso strumento di potere, ossia, secondo alcuni, sarebbe stato la tipografia. La tipografia, beh, certo, il quarto potere, bella. Ah, mia nonna invece, mia nonna faceva solo la pasta butada, sempre quella, finché è vissuta. Non si è mai mangiato altro a casa sua, pasta butada e carne lessa, che poi il lesso è di una pesantezza. E concludeva sempre immancabilmente: gli zingari rubano i bambini, sono ladri per natura, state alla larga quando si avvicinano, che sono forieri di disgrazie. Beh, per forza gli zingari, con loro c'era anche una bambina, Cristina, più grande di me, avrà avuto 9 o 10 anni, che conosceva un sacco di trucchi e suonava il violino. Quali trucchi? Con le mani, così. Era una ladra, forse, comunque non gelosa di insegnare anche a me quei giochetti. Infatti diventammo amici per questo. Ah, mi piacciono le storie di bambine. Cristina, scommetto che quella fu la prima volta che ti innamorasti. Ma che? Certo, aveva un suo fascino con quei capelli lunghi e bellissimi, lunghissimi. Mentre giocavamo, mi si avvicinò un uomo altissimo, che non avrà avuto più di 30 anni, anche lui con i capelli lunghi e neri, il padre. Dapprima mi fissò severo, per qualche secondo, poi con un tono minaccioso mi chiese se sapevo chi era Janos. E risposi, certo, quello che suona il violino magico. E lui stette zitto, sempre con quell'espressione ostile e severa, per spaventarmi, suppongo. Alla fine però scoppiò a ridere. Vieni, voglio che Margit ti legga la mano, disse prendendomi in braccio. Mi prese in braccio, sì, e mi sentii felice perché evidentemente avevamo rotto il ghiaccio. Cristina ci seguì, trotterellava contenta a fianco del padre. E tu sempre in braccio? Sì, sì. E allora entrammo nel loro carro e lì mi depositò davanti alla moglie. Questo sgorbietto sa di Janos, disse. Ma prima di fargli sentire come suona Cristina, voglio che tu gli legga la mano. Voglio sapere con chi abbiamo a che fare. Beh, è simpatico o finisce male? La madre di Cristina mi scrutò a fondo, fissandomi con uno sguardo gelido, e rimase sorpresa quando si accorse che non mi faceva alcuna paura, anzi. Io ressi il suo sguardo per tutto il tempo che mi guardò. Questo marmocchio è assai più grande di quel che sembra, barbottò. E poi, rivolto a me, mostrami la mano sinistra. Beh, sapevo, streghessi. Mi disse che mi aspettava un periodo bruttissimo, di prigionia, racchiuso all'interno di un grande recinto di pietra, e che poi avrei ucciso l'orco che mi tormentava. Ah, e che sarei riuscito a fuggire lontano, un lungo esilio, precisò. Seguito però da grandi onori e da un ritorno in patria. Ma pensa, mi disse anche che avrei avuto una vita oltremodo agiata e una figlia, ma che non mi sarei sposato. Pure, concluse che avrei finito la mia vita con una morte dolce e serena. Ah, bene, bene, sono contento, così sappiamo che non è questo il tuo momento, sono contento. Ah, che ti sei sfogato con me e che mi hai raccontato questa storia. Non è finita. Ah già, già il violino, lo ha suonato poi la bambina. Certo, suonò una melodia bellissima.